nuovo video della YouTube Pagan Challenge. Siamo alla settimana numero 24 e oggi bisognava parlare di spiritualità e spiritualità e vita pagana. Allora, ne ho già parlato anche di questo in altri video e mi sembra quasi anche di averne parlato in quello che in teoria doveva essere il prossimo video, ma che come sapete è uscito come speciale, come saranno tutti i video del periodo dell'anno della YouTube Pagan Challenge che usciranno prima della numerazione corrente. Questo perché, di cosa parliamo? Di come insomma uno applica la propria spiritualità al quotidiano. Ne ho parlato anche nei Tell the All e in realtà, anche se sono passati 4 anni, credo, non è cambiato. Io sono pagana 24 ore su 24, nel senso che non scindo assolutamente mai il mio pensiero, influenzato dal mio sentiero spirituale, con le argomentazioni di vita quotidiana. Quindi, come appunto vi dicevo nel video su Yule, ci sono delle virtù o delle cose morali che io ho appreso un po' anche dalla mia famiglia, ma che ho ritrovato comunque in questo sentiero religioso e ancora di più l'ho trovato nella tradizione nordica, a cui io sono fedele. Non solo perché sono, diciamo, alla base e nel racconto che io, nei racconti e nelle, diciamo, tracce storiche che io posso avere della tradizione che ho deciso di seguire e accogliere, ma sono cose che secondo me sono in accordo con chiunque faccia una scelta di vita in questo senso. E come dicevo nel video di Yule, parlo sia di pensiero politico che modo di agire nel quotidiano. Quando io mi trovo a parlare con persone che si mostrano indisponenti, poco disponibili, cattive, persone che pensano di aver loro la conoscenza e che tutti gli altri sono dei piccoletti che non meritano niente, soprattutto se non sganciano soldi. Quando mi trovo persone che manifestano forme di razzismo verso persone di altri paesi, verso altre culture, verso anche altre religioni, come anche solo l'accanimento verso la religione cattolica, a me vengono un po' i brividi, perché secondo me queste non sono persone che effettivamente stanno seguendo un corso spirituale come dovrebbe essere seguito e soprattutto non sono pagane. Una persona una volta, quando appunto sono stata trattata male, malissimo, e ho appunto sono ricorsa a dire meno male che siamo pagani, se fossimo qualcos'altro chissà che cosa uscirebbe, mi ha risposto che non era pagana ma era una strega. Questo era semplicemente un altro modo per misurare il livello spirituale di questa persona, che sicuramente potrebbe avere conoscenze infinite e superiori alle mie, ma che poi nell'ambito pratico io credo che abbia una risonanza abbastanza bassa. Io non voglio essere buonista, non mi metto a disposizione vostra attraverso il blog, i video e la pagina perché mi piace mostrarmi, perché spesso anche fare video su YouTube è non un peso, però a volte diventa un po' un obbligo, come sono diventati sinceramente un po' questi video qua, che comunque ci tengo a fare perché secondo me sono importanti. Ma che appunto d'altra parte non mi arricchiscono in realtà in nessun modo, se non semplicemente col piacere di sapere di aver fatto qualcosa di buono. Secondo me aprire la possibilità e fare cultura con tutti è importante. Tutte quelle persone che fanno segreto, che fanno i sottogruppi, che non hanno voglia di condividere, anche queste per me mancano di spiritualità pagana, perché un tempo, almeno nella propria tribù, e in chiave moderna io come tribù posso reputare appunto tutti coloro che sono interessati a questo, tramandavano le tradizioni attraverso atti pratici, attraverso la tradizione orale, e quindi non capisco perché invece oggi questo non debba essere fatto.
Perché vogliamo conservare questo alone di mistero della teoria, tra l'altro, perché non stiamo parlando della pratica, stiamo parlando di semplicemente atti teorici e oltretutto mantenere lo scherno che hanno chi non conosce verso il nostro culto e anche verso invece tutti coloro che ci vedono proprio come una minaccia. Per me fare divulgazione fa parte della mia quotidianità e di vivere la mia spiritualità in ambito pagano, è come se fosse un compito che io ho deciso di assumere. Mi piace fare condivisione e quindi anche quando non ne ho magari tanta voglia il peso è relativo, ma appunto non lo faccio perché mi sento figa o perché voglio essere figa. Lo faccio perché secondo me è importante farlo, vorrei che tutti lo facessero, perché se ci fosse un calderone da cui bere conoscenza, sarebbe più facile per tutti e sarebbe anche più facile combattere tutte le, come dire, persone che vedono ancora questi sentieri spirituali come qualcosa che non esiste o qualcosa di negativo. E faccio riferimento a questo perché mi rendo conto che nel momento in cui io dovessi trovare un lavoro e i miei datori di lavoro potessero venire a conoscenza di questo che io faccio, quindi della divulgazione soprattutto in video, perché poi magari in ambito di blog e scritto posso comunque cercare di mantenere ancora il mio anonimato perché insomma non c'è la mia faccia, diciamo, lì sugli iscritti, forse dovrei essere. Potrei essere costretta a dover togliere il canale perché potrei subire qualche ripercussione della mia vita quotidiana. E questo non è giusto perché io non faccio assolutamente niente di male, anzi, secondo me faccio del bene. Magari in passato posso aver fatto del male, nel senso che posso non aver dato informazioni accurate quanto avrebbero dovuto essere, ma io da sempre, da quando ho preso questo impegno verso di voi, ho cercato di fare il massimo che potevo fare con le conoscenze che avevo in quel momento. Se ci fosse questo famoso calderone in cui tutti mettono la propria conoscenza a disposizione degli altri, io non avrei bisogno di dover fare questi video, perché potremmo tutti accedere a quello. E parlo ovviamente delle persone che hanno conoscenze superiori alle mie. Spesso i soldi fanno da padrone anche nell'ambito pagano. I corsi costano tantissimo. In un momento in cui pochi di noi lavorano, la difficoltà anche solo di poter comprare magari un libro che costa 30 euro a scatola chiusa è abbastanza rilevante. Tornando appunto a come vivo il mio quotidiano, per me è una responsabilità la conoscenza che ho. È una responsabilità anche fare divulgazione, perché appunto con le critiche che ho ricevuto nel tempo, questa responsabilità è aumentata anche in maniera molto esponenziale. Mi rendo conto che a volte magari avrei non dovuto trattare determinati argomenti o comunque avrei dovuto forse aspettare a trattarli, ma questo non vuol dire che sono sempre in tempo per trattarli nuovamente nel momento in cui ho più conoscenza di quello che vado a trattare. I miei video, i miei iscritti non sono delle guide per il vostro sentiero, sono degli spunti, io lo ricordo sempre. E appunto, quando invece da altre persone vedo altro e non c'è collaborazione e cooperazione, la trovo veramente una cosa triste. Come trovo triste quello che vi dicevo quando ho fatto il video invece sulla congrega, il fatto che molte persone abbandonino il proprio sentiero spirituale o che comunque questa non sia parte della loro quotidianità, perché secondo me non è possibile. Una persona che sceglie una spiritualità come quella che io sto seguendo non può scindere la sua vita da questa, quindi non può festeggiare i sabba e poi andare a rubare o andare a dire che i profughi devono tornare al loro paese. Non può professare l'amore per la natura, per gli animali e per le divinità. E poi non sapersi prendere cura dell'amico che ha a fianco e trattarlo male. Questa è la quotidianità di una spiritualità vissuta. E
Ed è esattamente appunto i concetti di ospitalità, di coraggio che elencavo nel video di Yule. Anche la responsabilità verso se stessi. Non è possibile fare determinate cose, dire di credere in determinate cose e poi cambiare punto di vista a seconda di quello che ci capita. Spesso mi trovo a vedere persone che in un certo modo, qual modo imprecano o bestemmiano, e non sto parlando dell'effettiva bestemmia, verso le divinità a cui hanno deciso di votarsi, ma che per esempio magari se quella giornata è andata male, se un esame è andato male o se è successa anche una cosa brutta, vengono meno all'atto di fedeltà e di fede. Lo dico perché anche quando io ho perso uno dei miei migliori amici o mi è scappato il mio pappagallino o quello che ho vissuto recentemente ed è stato veramente tanto devastante, tutte queste cose che sono piccole cose confronto a chi magari perde un genitore, un fidanzato o non lo so, in quei momenti non ce l'ho mai avuta con Dio, parlo di Dio in generale, non di Dio nello specifico, ma mi capite, né ho pensato di essere stata tradita o che tutto quello che io ho fatto fino a quel punto fosse, io sto parlando totalmente a ruota libera in questo video, o che tutto quello che ho fatto fino allora, quindi le preghiere, le devozioni, le offerte, fosse quanto di più inutile ci sia al mondo. In un video Giorgia ha parlato del fatto che per lei le divinità sono energie, quindi magari pregarle faccia bene a noi stessi, questo è imprescindibile, ma io non credo che sia solo limitante a questo. Credo però che ognuno di noi abbia un destino segnato, già scritto, e quindi le cose belle e brutte che ci accadono nella vita sono in un certo modo state scelte per noi, per questo cammino spirituale. E come, cioè, uno dice allora non c'è il libero arbitrio, è già tutto scritto, che cosa? No, ovviamente, cioè, tanto non. Allora, io penso che il nostro destino sia già scritto e tutte le cose importanti che ci devono accadere siano già scritte. E quindi uno può lottare come può non lottare, queste cose in un certo qual modo andranno in quel modo lì. Ma perché? Anche il solo fatto di lottare o non lottare per qualcosa è già stato scritto, non so se si capisce. In ogni caso, essendo non un qualcosa dato per certo, noi viviamo la nostra vita ogni giorno e cerchiamo in teoria di fare il meglio che possiamo per noi stessi. E chi ha abbracciato un sentiero spirituale dovrebbe avere a mente questo nella sua quotidianità e in un certo qual modo osservare sempre un certo tipo di rispetto. Io non trovo possibile che magari dopo tanti anni di percorso, a seguito di qualche cosa di negativo che ci è capitato, qualcuno possa imputare la colpa a Dio o perdere la fede in Dio o pensare che sia inutile continuare in questo modo. Perché non solo probabilmente è già scritto che quella cosa debba essere così, ma in ogni caso, anche non fosse stato scritto, ma gli dèi avessero scelto di far andare quella cosa in quel modo, anche se a noi ci fa star male, ci distrugge, non può essere contestabile. Non lo so, per me le divinità sono quanto di superiore c'è e io devo rispettare in un certo senso anche quello che mi capita, anche se non è giusto. Cerco di darmi sempre una spiegazione anche spirituale. Quando io, per esempio, ho perso il mio pappagallino, ero veramente distrutta, ragazzi. È stato forse uno dei momenti più brutti della mia vita, perché era un momento delicato per me, ero molto fragile in quel periodo e Fanny aveva rappresentato tante cose, soprattutto in un periodo in cui ero stata veramente tanto male e avevo anche pensato di suicidarmi. Sono rimasta in un certo modo per il legame che avevo con quel pappagallino lì, forse troppo per un animaletto. E quindi quando io l'ho perso, e l'ho perso in un momento in cui avevo deciso, tra l'altro, di fare degli importanti cambiamenti in positivo nella mia vita, avrei potuto vedere quel gesto come Dio non vuole che io sia felice, Dio non vuole che io mi rialzi, che abbia qualcosa di bello, che diventi
più matura o comunque che migliori la mia vita, mi ha riportato esattamente più giù di dove ero. Allora Dio non mi ama, no, sono cose che io non ho mai pensato. Ho cercato semplicemente di pregare di ritrovarlo e ho pregato di imparare a che cosa volesse dire quello che mi stava succedendo e io l'ho imparato. Ho imparato che un animale come un uccello, per quanto può legarsi a noi, non deve essere chiuso in gabbia. Io da allora ho dissuaso chiunque a prendere un pappagallino. Tanti che mi seguono so che ce l'hanno, so che l'hanno preso e che li amano e che sono al sicuro. Io ho imparato che non è giusto. Forse non è giusto neanche avere un cane al guinzaglio, però è diverso. L'interazione che un pappagallo o un uccello di qualsiasi tipo ha e il bisogno di libertà che si può vedere è diverso da quello che ha un animale domestico come un cane o probabilmente un gatto, io non ne ho idea. Quindi su questo non accetto, tra virgolette, critica. E nella perdita ho imparato un'importante lezione spirituale, ho imparato un rispetto che io prima non avevo. Io ho preso Fanny per egoismo personale, perché allora i miei non volevano ancora farmi prendere un cane, un gatto o qualsiasi animale che portasse una responsabilità maggiore. E pensavo che un pappagallo fosse quanto di più vicino a un animale come un cane. In effetti lo era, in un certo qual senso, anche se la mia esperienza con Logan è totalmente diversa da quella che ho avuto con Fanny. Però era guidata dall'egoismo personale, in un certo modo anche Logan è qui per egoismo personale perché io avevo bisogno di lui, però è veramente diverso. Adesso questo non voleva essere un processo a chiunque decida di prendersi un uccellino o un pappagallino, però era per dirvi che anche nel momento in cui io ho vissuto comunque quella che per me è stata veramente una disgrazia, un colpo duro, non ho pensato di venire meno alla mia fede religiosa o che non valesse la pena continuare a credere in quello in cui credevo. E perché fa parte di me, perché sono io, come ho già detto un'altra volta, l'essere pagana, se così vogliamo dire, e la assoluta certezza che io ho nella mia vita, se c'è qualcosa che sono sicura di essere, è assolutamente quello. E quindi anche quando io non faccio niente, ci sono dei lunghi periodi in cui magari non pratico, salto magari qualche festività o non faccio dedicazioni o non faccio nulla di attivo, il mio pensiero è sempre lì, quotidianamente rivolgo pensiero a quello in cui credo, alle mie divinità. Anche allo studio, perché quasi tutti i giorni comunque leggo a che fare con qualcosa che riguarda questo. Ed è così, era così anche quando studiavo e avevo meno tempo, era così anche quando lavoravo e sapevo meno cose. Ho sempre ritagliato il mio spazio in un certo qual senso quotidiano, che questo vuol dire anche il semplice pensiero, perché non posso scindere, cioè non c'è un'altra vita di Federica oltre a questa, nel senso che il mio modo di pensare è influenzato da quello in cui credo e che ho imparato negli anni, che mi hanno insegnato gli spiriti con cui ho lavorato, le divinità, il mio totem, è tutto incrociato ed è tutta la mia esistenza. E per me c'è la responsabilità che avverto nel dovermi comportare in un certo qual modo è data semplicemente dal fatto che io voglio scegliere di essere così e se non fossi così non sarei coerente. Fortunatamente e ovviamente quello in cui credo abbraccia quello che ho sempre creduto, in cui che ho sempre pensato e qui ritorno appunto a chi invece ha forme di razzismo, di omofobia, di bullismo, di qualsiasi morale negativa che si può avere nei confronti degli altri o chi ha prevaricazione su altre persone o su altre specie, chi insomma se ne frega dell'ambiente in cui vive, di come si nutre, non, cioè, aver scelto una spiritualità del genere, così come esistono altre spiritualità e come spesso comunque sono tutte le religioni che vengono seguite da persone veramente religiose, portano con sé una determinata morale e un certo codice di comportamento. E questo va osservato 24 ore su 24, mi sembra imprescindibile. Il fatto che ci sia troppo eclettismo nel paganesimo di oggi
e troppa confusione nei riferimenti riguardo al passato, lascia forse spazio a alcune forme che secondo me sono di ignoranza, perché ad oggi pensare di essere superiori alla natura per me è assurdo, perché la natura ci può schiacciare in qualsiasi modo e momento in cui vuole. Pensare di essere superiori a un'altra razza, un'altra religione, un altro tipo di cultura è altrettanto assurdo. Porci allo stesso livello di odio di altre forme di pensiero che sono politiche travestite da religiose, come gli atti di terrorismo, che purtroppo ormai sono una realtà quasi quotidiana per quanto riguarda il mondo di oggi, mi sembra assurdo che qualcuno possa essere in accordo con qualcuno ovviamente pagano, anche in generale, però qualcuno che si reputa pagano e porta avanti un pensiero pagano e di una spiritualità che comunque è di amore, possa essere contrario e fomentare pensieri di odio. Io spesso mi trovo a cancellare persone su Facebook che scrivono di cose del genere, persone che io reputo anche ignoranti in fin dei conti, perché secondo me nell'odio c'è assolutamente ignoranza, nella paura degli altri combattuta con la violenza e l'odio c'è ignoranza, perché non si vedono altri modi per combattere qualcosa. Basta, ho detto veramente tante cose in questo video, anche sconfusionate, prendendo discorsi di diverso tipo, ma per farvi capire un po' quelle che sono e che mi sono venute adesso in mente, cose che riguardano la quotidianità mia e anche degli altri, che ovviamente diventa la mia, perché queste che ho portato come esempi contrari a quello che io penso sono tutte manifestazioni che comunque ho avuto modo di leggere o di sentire o di conoscere personalmente. E spero che siate riusciti, insomma, a seguirmi un po' in questo pappone filosofico che vi ho impartito oggi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!